Ciao a tutti, io sono Federica Abate. Io sono Lorenzo Fragola e oggi parliamo di maturità. Quando? Io una decina d'anni fa l'ho fatta la maturità, più o meno. Io un po' meno, io 2013, quindi 5 anni, 6 anni quasi. Dove? Dove a Catania? Nel mio liceo scientifico Galileo Galilei. Anch'io come Lore ho fatto lo scientifico, ho fatto il liceo Vittorini a Milano, che era un liceo durissimo. Io ero negata per la matematica e ne sono uscita proprio sopravvissuta praticamente. Voto finale? Io 85. L'ho rubato un po', devo essere sincero. Io raga malissimo, io sono uscita con 67. Con 67 perché non capivo niente né di fisica né di chimica né di matematica. Però all'esame di stato all'orale ho cantato, quindi secondo me un po' li ho addolciti, sono stati generosi. Li ho corrotti, sì, vabbè. Significato. Ma io non lo so, la maturità è stato forse il primo momento in cui ho iniziato a farmi delle domande, ecco. Anche lo stress ti porta poi a pensare, dici ok, dopo questi esami che cosa farò? Quindi ti carichi di ansia su ansia, e quindi questo è crescere, ansia su ansia. Però poi la risolvi, questa è la cosa bella. No, io credo che dopo la maturità, cioè la maturità è quel momento in cui inizi a scegliere realmente la direzione della tua vita, quindi è un momento importantissimo perché sai che da lì in poi comunque sceglierai tu cosa ti piace fare, cosa ti piace studiare. Cos'è uscito? Vabbè, la prima è italiano, matematica e poi, la terza prova era uscito fisica, filosofia e non me lo ricordo più. Ragazzi, l'ho rimosso. Ma mi sa che più o meno anche io ci sarà uscita una roba del genere. Cosa regalare? A me non mi ha regalato niente nessuno. Neanche a me in realtà. Forse il viaggio dopo la maturità, nel senso che mi hanno dato dei soldi, mi ricordo, per farmi il viaggio della maturità. Cosa ricordare? Cosa non ricordare? Ho questo ricordo di me che studiavo continuamente in cucina, praticamente full time, e fuori la gente urlava, rideva, ballava, musica a palle, dicevo mannaggia, ma quando finisce sta maturità? Perché poi lo noti sempre di più quando sei sotto studiando, poi dici ma quando che fanno tutti quanti festa? Tutti abbronzati, tutti vestiti carini, tutti freschi in giro, sto studiando. Cosa hai fatto prima? Ma io mi ricordo che non ho dormito niente, devo dire la verità, ho dormito pochissimo, sicuramente avrò pregato perché ero parecchio preoccupata, però avevo studiato un sacco, quindi alla fine... Ah no, mi ricordo che sono andata a fare l'esame e a un certo punto alla fine dell'esame mi hanno detto che avevo la fatta aperta di chiudermela. L'emozione. Purtroppo è andata così. Ma io ricordo, una delle notte degli iscritti che a un certo punto mi hanno detto basta con quest'ansia, andiamo fuori, usciamo e siamo finiti in piscina. Però tanto non avrei dormito, quindi alla fine poi è andato bene. Tra l'altro. Cosa cambia nella vita? Cambia tutto, dai, dopo. Nel senso che da lì in poi inizi il tuo percorso e non lo abbandoni più, dai. Quindi inizi a realizzare i tuoi sogni veramente. Cambia anche forse la dose di responsabilità, cioè fino a un momento prima la tua responsabilità era limitata a studiare magari, devi chiederti cosa fare della tua vita, quindi diciamo ti carichi anche di responsabilità. Questa cosa, ripeto, secondo me è quello che ti fa la vera maturità, è il dopo l'esame. Diventi maturo. Però iniziamo dall'ultimo. Va bene. Come ricordare tutto? Studiate. Io ho un consiglio, io avevo il dizionario d'inglese e avevo infilato con lo stesso carattere e con lo stesso colore delle pagine del dizionario tutti i bigini dentro. Usate questa tecnica perché è infallibile. Come vestirsi? Non andate sporchi col sugo, cose così, perché io l'ho fatto. Cercate di guardare la mattina come uscite. Ecco, controllatevi la mattina, vi prego. Esatto. No, come vestitevi leggeri perché sudate. Ah, certo. Questo è un gran consiglio. Come copiare? Io l'ho già detto alla domanda come studiare. Questa domanda risponde Federica. Perché quella è la maniera, secondo me, migliore. Cioè, ma dovete farlo proprio bene. Cioè, deve essere lo stesso colore del foglio, poi tu metti in grassetto per dire, non so, guerra mondiale, e poi scrivi tutte le cose che sono irricordabili. Tutorial di Federica, esatto. Su come copiare, pagina 1. Come studiare? Secondo me, ragazzi, sembra la frase fatta, però meglio studiare poco, concentrati, che studiare tanto e poi non capirci nulla. E ripetere sempre ad alta voce.
Quello è fondamentale, secondo me. Come affrontarla? Con lo spirito giusto, sapendo che comunque, ripeto, è un'occasione per testarsi e anche per crescere. Solo che uno non lo sa forse quando l'affronta, quindi bisogna affrontarla con, anche qui, una frase un po' fatta, più serenità possibile. Sì, anche un po' sdrammatizzando, perché poi alla fine la tua vita conta, ma ci saranno cose che conteranno veramente molto di più. In bocca al lupo a tutti i maturandi! Yeah!